Allora, buongiorno a tutti, ci vediamo dopo aver fatto un paio di lezioni da remoto, con la speranza di vederci sempre più diviso e non più da remoto, perché ovviamente per tutti i motivi che ci siamo detti. E spero anche che chi adesso sta a casa, che potreste essere anche qualcuno di voi in futuro per motivi logistici, si riesca ad apprezzare, diciamo, comunque la lezione, soprattutto la parte visuale. E ovviamente chi sta da casa soprattutto ci desse dei feedback su, non so, migliorare il posizionamento della telecamera, cioè cerchiamo di sfruttare queste prime lezioni anche per fare un po' di tuning, diciamo così, di questo nuovo modo che ci ha in qualche modo complicato un po' la vita a tutti quanti. Quindi cerchiamo di darci una mano tutti quanti insieme anche in questo senso, e quindi ovviamente dateci delle indicazioni, magari a fine lezione, non adesso se non è il caso di interrompere, per migliorare la fruizione nelle prossime lezioni. Detto questo, allora, partiamo da dove eravamo rimasti. Io ieri vi ho detto che su questa parte qua andavo piuttosto veloce, perché sono tutti concetti che tutto sommato molti di questi li avete già visti triti e ritriti, magari anche in varie salse, e quindi si trattava solo un attimo di fare un po' di richiami in pratica per cercare di arrivare poi a quello che è nell'utilizzo di questi strumenti statistici che abbiamo iniziato a studiare, e per fare in modo da poterli applicare al mondo delle risorse. Ok? Ci siamo sostanzialmente ieri fermati sulla spiegazione, sull'introduzione, sul richiamo di alcuni parametri sintetici delle distribuzioni, che sono i parametri di tendenza centrale e quelli di dispersione. Su quelli di tendenza centrale abbiamo già detto abbastanza e fatto anche qualche esempio, ci siamo in effetti fermati qua, e giusto per farvi un ulteriore esempio che va a chiudere, diciamo, la parte che riguardava il concetto della mediana, no? Che vi dissi, la mediana è più immune ad eventuali outlier che ci possono stare nelle osservazioni. Da che cosa me ne accorgo, pure con un esempio numerico? Basta vedere per esempio questo caso qui, pure il primo caso. Se a un certo punto, vedete, di questa sequenza di numeretti che sono stati, diciamo così, estratti, possono essere dei dati di misura, no, volendo, a un certo punto uno di questi numeri, uno qualsiasi di questi numeri, per esempio immaginate che uno di questi 9 esca fuori 90, allora se io vado a ricalcolare la mediana della nuova sequenza, cioè della sequenza costituita da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 90, quindi l'ultimo numero è un numero che può sembrare un outlier, quasi dovuto più ad un errore di lettura, di qualsiasi evento strano possa essere accaduto, la mediana rimane esattamente la stessa. Ok? Per definizione di mediana. Mentre invece, per esempio, la media no, perché la media, contabilizzando per definizione nel numeratore quel più 90 invece di più 9, quella lì, diciamo, schizza in su. Ok? Ecco perché vi dicevo, la mediana in alcuni casi è più robusta. Giusto per darvi anche un significato fisico, un esempio matematico banale su questi aspetti qua. Ora, al di là dei parametri diciamo di tendenza centrale, che sono quelli che abbiamo visto, anche se poi tipicamente noi utilizzeremo principalmente la media, i parametri di dispersione invece sono quelli legati in pratica alla varianza. Ok? Varianza la cui definizione conoscete molto bene, e che nel caso di variabili discrete è data da questa formuletta qui, nel caso di variabili continue è data da quest'altra formuletta qui. Ok? Noi ci capiterà in pratica di utilizzarle entrambe, perché quando ci capiterà di fare prove ripetute, e quindi le andremo a memorizzare e poi ad utilizzare per fare alcuni conti, ci capiterà di utilizzare ovviamente questa formuletta qua, che si basa proprio sulla sequenza di osservazioni. Mentre invece, quando faremo ipotesi su distribuzioni,
utilizzeremo quest'altra formula per dedurre la varianza. Ok? Che proprietà ha la varianza? Vabbè, impiega tutti i valori dei dati e ovviamente ed è sensibile in generale al cambiamento di ognuno di essi. Quindi pure là, se c'è un altro layer, un po' la varianza se ne accorge. Però è indipendente dalla tendenza centrale, perché di fatto somma deviazioni rispetto alla tendenza centrale. Perché somma i delta, somma x meno 1 al quadrato. Ok? Ancora più interessante nell'ambito delle misure è il concetto di deviazione standard rispetto alla varianza, che poi non è altro che la radice quadrata. Perché? Che poi viene tra altre cose indicata anche come scarto quadratico medio o anche scarto tipo. Inizio a dire anche questi termini, questo modo equivalente di chiamarla, perché poi tornerà utile quando introdurremo la norma che serve per determinare l'incertezza di misura, che fa riferimento agli scarti tipo. Quando dice scarti di sta dicendo la sigla. Okay. E perché è molto importante? Perché fondamentalmente la sigma, che è la radice quadrata della sigma quadro, ha la stessa unità di misura del risultato di misura stesso. Quindi se il risultato di misura sono volt, la sigma saranno volt. Se sono ampere, la sigma saranno ampere. E quindi per un fatto proprio di leggibilità, lavorando sulla stessa unità di misura è più semplice fare quello che abbiamo iniziato a introdurre anche nelle lezioni scorse, cioè a ipotizzare che nel momento in cui io faccio una misura e devo andare a esprimere il risultato di misura, devo ricordarmi che il risultato di misura per me è un qualcosa che è x più o meno con questa quantità che abbiamo cominciato a nominare, ripeto, non è dettaglio nelle lezioni successive, incertezza, ma comunque un indice che serve a esprimere in qualche modo la qualità della misura. E se capite, se ci fate caso, scrivere una cosa del genere significa fondamentalmente dire che la mia misura non posso vederla come un semplice valore, abbiamo detto, x. Ma deve essere visto come un intervallo. Cioè il risultato della misura deve essere visto come un intervallo, a cui poi potete cominciare a immaginare sarà associato un livello di confidenza e così via. Ok? Ovviamente questo intervallo quanto è ampio, la semiampiezza sarà qui, che sta all'interno di questo. Ok? Ebbene, vedremo che questa U sarà parente stretta a quella sigma che stiamo indicando dopo aver fatto una serie di combinazioni. Poi, un altro parametro che pure può essere utilizzato in generale, anche se un po' meno spesso, come fattore di dispersione di una distribuzione, è questo fattore indicato qui con CV, che di fatto è la sigma percentuale. La sigma relativa percentuale. Perché vedete è relativa? Perché fondamentalmente si ottiene dividendo il valore di sigma assoluto per il valore mu, il valore medio. Quindi è una grandezza dimensionale, moltiplicata per 100, per esprimere il percentuale. Infine, a volte si utilizza un altro indice di dispersione, che è la deviazione standard della media, che si ottiene semplicemente dividendo la sigma di qui sopra per la radice di n, dove n è il numero di campioni su cui è stata effettuata la media. Quanto vale questo modo di rappresentare la dispersione di una distribuzione? Quando, diciamo, nelle situazioni, come dire, osservate, o meglio, quando si fornisce come risultato delle osservazioni osservate il valore medio proprio. Quindi immaginate che avete fatto 50 osservazioni dello stesso fenomeno. Mo' di questo vettore di 50 osservazioni, che ne faccio? Se prendo un qualsiasi valore di queste 50 osservazioni e lo esibisco come potenziale risultato di misura, allora la distribuzione che lo rappresenta può essere, diciamo, qualificata in termini di dispersione attraverso solo la sigma. Se invece come la
valore rappresentativo di questo, di questi 50 punti, prendo esattamente il valore medio, la distribuzione di questa, diciamo, di questo valore medio è sigma diviso radice di n. Ok? Quindi a seconda di cosa io decido di fare di quelle n osservazioni, opterò per utilizzare sigma o sigma sulla radice di n come, come indice di dispersione di quella distribuzione. Ok? Ci siamo? Penso pure questi sono concetti forse che avete anche già visto. Voglio giusto un attimo togliere un po', abbassare questa parte. Ok. Ora, a questo punto andiamo a introdurre alcune delle distribuzioni più usuali, almeno che utilizzeremo nell'ambito del corso di studio. In particolare la prima distribuzione è quella rettangolare, o anche detta uniforme. Che caratteristica ha questa distribuzione? È una distribuzione che ovviamente, per quello, per come è disegnata, vi fa capire chiaramente che dato un certo intervallo, qui indicato per esempio con AB, tutti i valori all'interno di questo intervallo AB hanno un'uguale probabilità di verificarsi. Ed è per questo che la curva ovviamente è piana. Ora è costante ed in più per le proprietà del PDF, che abbiamo anche, diciamo, ricordato, chiaramente io, una volta che ho definito l'intervallo AB, quindi ho definito la larghezza di questa distribuzione, sono in grado automaticamente di definire anche l'altezza, perché se l'area deve essere unitaria, quello è un rettangolo, base dell'altezza, se conosco la base, conosco che l'altezza è 1 sulla base. Okay? E quindi vedete qui che la quota di questa altezza è 1 su B meno A. L'ipotesi su una tipologia di distribuzione di questo tipo si fa spesso nel mondo delle misure, quando non si ha per esempio la possibilità di fare n prove sperimentali consecutive. Perché? Non tanto per una questione di tempo, o almeno per le applicazioni che immaginiamo noi, che noi spesso, non so, faremo una misura di tensione, ma che ne faccio una o ne faccio 50, vedrete che non è che poi il tempo diventano giorni o ore, però ci sono dei processi di misura che in generale non sono velocissimi, quindi i tempi di misura, non pensate magari alle esperienze nostre da laboratorio, ma ci sono dei tempi, dei processi di misura che durano pure ore, se non giorni. Allora pensare di fare n osservazioni può diventare realmente complicato praticamente. Ma poi ci sono anche delle altre situazioni in cui le misure sono difficili da farne n ripetute per avere n osservazioni. Ci sono dei fenomeni, non è che si verificano in maniera ripetuta. Immaginate pure gli esperimenti del CERN, quello che si fa in attività di fisica nucleare. Cioè alla fine molti esperimenti spesso già è difficile captare. Figuriamoci se è possibile fare n volte quella misura per poter poi fare una caratterizzazione. Cioè. Allora quello, a quel punto cosa si fa? Purtroppo si fa una misura, forse due, e poi si fa un'ipotesi sulla equiprobabilità che gli eventi si possano distribuire all'interno di un certo intervallo. Poi la larghezza di quell'intervallo tipicamente deriva un po' anche dall'esperienza dell'operatore o dall'esperienza su lo specifico fenomeno. Che proprietà ha, se la vogliamo andare a rappresentare, questa distribuzione? Ovviamente se io indico con delta l'ampiezza della distribuzione complessivamente e con mu il suo valore medio, praticamente ci avete che ciò che sicuramente media e mediana coincidono, perché la distribuzione è simmetrica rispetto al valore medio. E quindi significa che quest'area qua è esattamente quest'altra. Quindi mu
rappresenta non solo il valore medio, calcolato ovviamente come B-A APB di ISO 2, ma è anche di fatto la mediana. Ovviamente su una distribuzione rettangolare, poiché tutti gli eventi occorrono con lo stesso livello di occorrenza, non è possibile definire una moda. Ok? Volendo, diciamo, fare anche un po' di connessioni con quei parametri che abbiamo visto. Per quanto riguarda invece il parametro di dispersione, se vi vado a calcolare questa integrale banale, ottengo che praticamente la sigma, cioè la deviazione standard, è delta su 2 radical 3. Quindi noto il delta, se vi ricordate che state facendo una distribuzione rettangolare, non c'è bisogno di fare il delta. È banale, veramente, non avete fatto molti più difficili. Però fate attenzione a ricordarvi la definizione di sigma, cioè da dove si parte. Perché, appunto, se uno conosce la distribuzione, magari si può pure ricordare che delta di ISO 2 radical 3, dove delta è la ampiezza totale della distribuzione. Ma se non conosce la distribuzione o c'ha una forma diversa, io devo andarmi a fare questa integrale. E voi dovete sapere qual è l'integrale, proprio la definizione. Vedete, questa spesso è domanda di esame, cioè nel senso che spesso capita, perché poi vedete che durante le esercitazioni si farà un uso abbastanza intenso della distribuzione rettangolare, quando bisognerà utilizzarla per quantificare diciamo, l'incertezza di misura da associare alle misure effettuate da alcuni strumenti. Ok, ci mette delta su 2 radical 3, ma da questa cosa qua, la cosa deriva punti. È un peccato, perché basta ricordarsi che semplicemente è questa la definizione di sigma quadrata, e ovviamente la radice quadrata ci dà la sigma. Va bene? Altra distribuzione altrettanto utilizzata nella pratica è la distribuzione triangolare, perché è un po' più realistica di quella uniforme, se volete, no? Perché? Perché in quella uniforme, fondamentalmente, noi cosa stiamo dicendo? Che fin quando stiamo a, se questi sono gli estremi, li abbiamo indicati con A e B, stiamo dicendo che una distribuzione di dati ha di fatto una discontinuità, un po' strana dal punto di vista pratico. No? È semplificativo, perché semplifica molto la vita e dà anche, diciamo, la possibilità di velocizzare un po' i conti, velocizzare una serie di cose quando fate le analisi un po' più macroscopiche. Però obiettivamente, da un punto di vista pratico, sembra strano, no? Che uno, mentre ci stavano dati tutti i probabili qua, poi improvviso il livello di probabilità scende a zero. Fisicamente, diciamo così, non è una cosa che regge. E allora, una distribuzione che è un po' più realistica è la distribuzione rettangolare, dove tutto sommato si suppone che la maggior parte dei valori stiano più o meno concentrati intorno al centro, e poi mano a mano che si scende, si va verso gli estremi della distribuzione, si va a zero, ma si va a zero in maniera più graduale. Ok? Ovviamente, ancora una volta, per costruzione, trattandosi qua di un triangolo, è facile, una volta definita la larghezza della base, capire quanto può valere l'altezza, io su delta, nel caso specifico, e in questo caso, volendo andare ad analizzare i parametri di tendenza centrale, ovviamente media e mediana coincidono ancora per lo stesso motivo di cui dicevamo per la rettangolare. In questo caso è possibile definire una moda, e la moda, vi ricordo, è quel valore di x a cui corrisponde la massima probabilità. E quindi coincide ancora una volta, essendo il vertice del triangolo, con il valore della media e della mediana. Ok? Per quanto riguarda la varianza, ovviamente partendo sempre da quell'integrale e facendo l'integrale, la radice quadrata si ottiene la deviazione standard, che nel caso specifico diventa sigma uguale delta di ISO 2 radical 6. Ok?
Va bene. Arriviamo poi alla distribuzione che più ci piace, diciamo in generale, su cui avete forse anche avuto tante esperienze in passato, che è la distribuzione normale o gaussiana. È particolarmente interessante perché ha, innanzitutto, molti fenomeni fisici si riescono ben approssimare, diciamo, con una distribuzione gaussiana, e poi ci sono tutta una serie di teoremi, limite centrale e quant'altro, che vi ricorda come fondamentalmente poi somma, 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 e poi esce sempre più o meno una gaussiana. E allora, ovviamente, è una distribuzione particolarmente, diciamo, studiata da sempre, ed è, vi ricordo, caratterizzata da due parametri fondamentali, che sono la deviazione standard, ancora una volta, e la media. La curva, ovviamente, è la classica curva a campana, che sapete bene, non tocca mai l'asse Y, quindi diciamo asse X, perché questa curva è un'asincita, a differenza di questa distribuzione e di quella triangolare. E altra proprietà che sicuramente possiamo iniziare a considerare è il fatto che moda, media e mediana coincidono, un po' come è capitato per la distribuzione triangolare, per i motivi che abbiamo detto prima. E poi il valore di massimo della distribuzione si ottiene in corrispondenza appunto della media, e notiamo che è inversamente proporzionale alla deviazione standard. Quindi che significa? Significa che più è piccola la deviazione standard e più è alto, in corrispondenza del valore medio, il valore dell'ampiezza di questa distribuzione. È quello che è esattamente riportato qui. No, la curva verde è quella corrispondente alla deviazione standard più piccola ed è quella che corrisponde al valore, diciamo, più alto di probabilità in corrispondenza del valore medio. E mano a mano che qui con questo esempio numerico si va ad aumentare il valore di sigma, vedete che la curva tende a schiacciarsi sempre più verso il basso. Ok? Però nello schiacciarsi più verso il basso, cosa accade anche? Si allarga. E perché si allarga? Ovviamente l'area deve essere unitaria, no? Quindi se io a un certo punto vado a schiacciare, quindi vado a ridurre il contributo che avevo attorno al valore medio, per forza di cosa devo recuperare da qualche altra parte, quindi tende a schiacciarsi, ad allargarsi la distribuzione. Allora, qui si vede bene il concetto legato alla sigma di parametro di dispersione. Perché? Perché quanto più è piccolo, tanto più la distribuzione è stretta. Tanto più è grande, tanto più per forza di cose la distribuzione si allarga. E quindi si disperde il valore. Chiaro? Posso andare avanti? Ok. Ora, qui sono un po' richiamate alcune considerazioni appunto che si possono fare sulla sigma, alcune delle quali scusate, per la distribuzione gaussiana, alcune delle quali già abbiamo anticipato, quindi legate un po' al limite centrale, un po' perché è importante questa distribuzione e così via. La cosa interessante, come vi dicevo, è che poi sfrutteremo anche quando studieremo l'incertezza di misura e diciamo vorremmo andare a qualificare un risultato di misura attraverso appunto la stima di questa quantità che abbiamo iniziato a chiamare incertezza, è che anche se questa x, cioè questo risultato qui, si ottiene come una certa combinazione di altre variabili, e questo è il caso per esempio quando faremo le misure indirette, no? Quando noi abbiamo ieri dato la definizione e differenziato tra misura diretta e misura indiretta, che cosa abbiamo detto? Che le misure dirette sono quelle in cui voi andate a confrontarvi direttamente praticamente col campione o col sottocampione, no? Le misure indirette invece sono quelle che vi permettono di arrivare al risultato di misura attraverso praticamente un'elaborazione matematica che voi fate a valle della misura di altre grandezze correlate a quelle. Invece facciamo l'esempio, non so, della velocità uguale spazio tratto tempo.
io posso arrivare alla misura della velocità facendo una misura indiretta. Perché? Perché misuro spazio e tempo e poi faccio un'elaborazione, ovvero faccio il rapporto e ottengo, diciamo così, la velocità. Molto spesso nella pratica le misure sono indirette, non sono dirette. Ecco perché c'è maggiore attenzione alle misure indirette. E allora, a quel punto, se ciascuna di queste misure sarà associabile a qualche distribuzione di probabilità, che sia o meno gaussiana, rettangolare, triangolare o quello che è, poi c'è un teorema che dice che, appunto, del limite centrale, che sotto alcune condizioni, poi, però sono abbastanza verificate, diciamo, la combinazione di tutte queste distribuzioni fa sì poi che questa variabile diventi una gaussiana, abbia una distribuzione gaussiana. Ok? E questa è una cosa che poi vedremo ci permetterà di fare una serie di considerazioni nel momento in cui andremo, diciamo, a parlare anche di incertezza di misura. Okay. Ma visto che è così importante questa distribuzione, ma che allo stesso tempo è anche, diciamo, non risolvibile facilmente, non lo è un po' di anni fa in forma chiusa, praticamente ci si è posti il problema un po' di anni fa di dire, ok, ma io come faccio a utilizzarla? Visto che alla fine dalla formuletta capisco che il valore di P di X e quindi eventualmente degli integrali connessi, visto che poi l'integrale di un intervallo sarà livello di dipendenza, no? La probabilità che un qualcosa cada all'interno di quell'intervallo, non è una cosa banale da risolvere, data la forma proprio, no? Della P di X. E allora, diciamo, è stata introdotta quella che è la distribuzione gaussiana standardizzata. Immagino che la conoscete questa, l'avete già vista, no? Perfetto. Che si ottiene praticamente ponendo, diciamo, facendo questa semplice posizione, cioè z uguale x meno mu di x diviso sigma di x, e ipotizzando che la sigma sia unitaria, in pratica si ottiene che la nuova forma di questa distribuzione è esattamente questa. Cioè, a questo punto che cosa succede? Succede che la P di Z, vedete, è di fatto indipendente da mu e da sigma. Quindi è come se fosse una P di F a media nulla e deviazione standard unitaria. Indipendentemente da quella che era la P con X di partenza. E quindi da quelli che erano i parametri mu con x e sigma con x di partenza. Quindi che significa? Che grazie a questa trasformazione, di fatto, come è fatta la distribuzione, poi alla fine, grazie a quella sostituzione, diventa una distribuzione che ha media nulla e deviazione standard unitaria. Che vantaggio ha fare una cosa del genere? Significa, poiché poi fondamentalmente a me quello che interessa è il ragionamento delle aree, è in pratica avere a disposizione una serie di tabelle già messe a disposizione, già calcolate da qualcun altro, che operano sulla tabella, sulla distribuzione standardizzata, fare tutti i conti su queste tabelle. E poi, diciamo, una volta che ho fatto tutti i conti su queste tabelle e avrò individuato le aree che mi interessavano, piuttosto che i valori di Z, cioè l'asse X che mi interessava, una volta che ho fatto tutti i conti, diciamo così, in questo, chiamiamolo così, nuovo dominio, poi ritorno nel dominio iniziale semplicemente invertendo quella formula che abbiamo visto prima. Cioè da z passo di nuovo a x e quindi ottengo quello che mi serve nella distribuzione originale. Voi avete fatto in passato esercizi con la distribuzione standardizzata? Avete già fatto? Sì. Perfetto. E allora, se li avete già fatti, magari vi ricordate anche che esistono diverse tabelle di queste qui, diciamo, che consentono di valutare integrale sostanzialmente. Una di queste, vedete, è una tabella che consente di
diagrammare, di ottenere, scusatemi, direttamente il risultato dell'integrale che va da 0 a z della distribuzione di Gauss, dove il valore di z è quello che voi andate a specificare qui, attraverso la, diciamo così, l'asse verticale e l'asse orizzontale. In che modo? Per esempio, se io voglio conoscere l'integrale della curva di Gauss da 0 a 1.6, cosa dovrò fare? Vado a scorrere 1.6 dove sta qua, e poiché è esattamente 1.6 quello che ho chiesto, l'integrale varrà 0.44, che è 32, non riesco a leggere benissimo io. Non so se perché sono troppo vicino, però dalle slide si dovrebbe leggere. Se invece, non so, volevo sapere l'integrale da 0 a 1.66, allora oltre a incrociare qui, quindi oltre a fermarmi qui sulla riga, dovevo arrivare anche alla corrispondente colonna corrispondente al 6. E quindi questo che è forse 43.85. Problema di risoluzione del videoproiettore, ma dalle slide non mi sbaglio. Ok, quindi attraverso questa tabella io posso facilmente calcolare l'integrale che mi serve. Ok, alternativa a questa tabella c'è quest'altra qui, che invece di darmi l'integrale da 0 a z, mi dà l'integrale da z all'infinito, cioè da z star o z alfa, come la chiama qua, all'infinito, quindi della coda. Le due sono equivalenti, cioè ovvio che diciamo o utilizzo uno o utilizzo l'altra, non è che cambia, diciamo, tantissimo. Però in alcuni casi può essere più conveniente utilizzare l'una e un'altra, diciamo, l'altra, ma semplicemente per un fatto di velocità dei conti, ma è ovvio che tutte portano allo stesso risultato. Ok? Giusto poi per darvi sempre un significato anche un pochino tra virgolette fisico, no? Di quello che stiamo vedendo, se consideriamo per esempio questa tabella, vediamo che se mi metto in corrispondenza di 0, esattamente 0, che significa che stiamo dicendo che questo z qui sta in realtà in corrispondenza di 0, che area mi aspetto? Da 0 è infinito? Un mezzo, bravissimo. E quindi io qua mi trovo 0,5. E mano a mano invece che mi allontano dallo zero, quindi mi sposto verso destra, l'area diminuisce sempre di più, perché sto andando a prendere le code della torsione. In maniera analoga, se faccio questo ragionamento, diciamo, anche sull'altra tabella che vi ho mostrato prima, vedete che se invece mi metto in corrispondenza di zero, significa aver praticamente azzerato quest'area. Se invece salgo con z e quindi mi sposto e vado verso la coda della gaussiana, ovviamente l'area sta aumentando e quindi tenderà 0,5, diciamo, però all'infinito. Ok? Va bene. Ora, sempre ragionando sulla gaussiana, iniziamo a memorizzare alcuni valori notevoli che ci interessano, che ci interesseranno molto anche nelle prossime lezioni, che sono legati praticamente ai multipli di sigma della gaussiana. In particolare, vi ricordo, vabbè, che la sigma, giusto per ricordarsi un po' pure graficamente, no, dove posso aspettarmi di trovarla quando ho la campana di Gauss, è la sigma in corrispondenza dei punti di flesso. E in corrispondenza di sigma praticamente ho 68.3%. Se vado a misurare, vado a calcolare l'area che è sottesa dalla curva nell'intervallo più o meno sigma rispetto al valore medio, è 68.3%. Ok? Se invece mi metto a 2 sigma, quindi vedete mi vado un po' oltre, a questo intervallo corrisponderà una probabilità di circa il 95%, in realtà un po' di più, 95.4. Ok? Se vado ancora a 3 sigma, quindi aumento ancora l'intervallo, considero il multiplo 3 di sigma, raggiungo un valore superiore al 99%, in particolare 99.73. Ok?
Quindi è ovvio che mano a mano che mi allargo con la sigma, e con i multipli di sigma, diciamo, prenderò sempre più aria, integrerò sempre più aria, e quindi la probabilità tenderà di più a 1. Però, come detto, poiché l'asse X è una sigma, otterrò 1 all'infinito solo. Otterrò 100%. Chiaro? Però, ai fini pratici, voglio dire, un 3 sigma è già molto prossimo a 100%, no, perché 99.73. Ok? Va bene. A questo punto proviamo a fare un primo esempio d'uso, no? Di questa gaussiana standardizzata. Si chiama esempio d'uso 1, io l'ho chiamato così nelle slide, perché praticamente fa vedere come si può utilizzare una di quelle due tabelle per esempio, determinare l'area sottesa dalla campana all'interno di un certo intervallo che viene specificato nella tabella. E quindi semplicemente per vedere come faccio a calcolare quest'area grazie a quelle tabelle. Poi vedremo dopo, c'è qualche altro esercizio che si riferisce invece a esempio d'uso al contrario. Cioè, perché a volte capita che il mio dato di ingresso non è tanto l'intervallo, ma è l'area. E voglio sapere magari qual è l'intervallo. Quindi, diciamo così, il caso uguale a questo esercizio. Allora, iniziamo a vedere insieme questo esercizio. Voglio giusto un attimo continuare a togliere questa cosa che mi dà fastidio, un problema di risoluzione. Allora, la traccia è: supponiamo di avere un fenomeno di pesatura descritto da una distribuzione gaussiana caratterizzata dal valore medio mu uguale 20.50 grammi e deviazione standard sigma uguale 0.05 grammi. Ok. Allora, qual è il quesito? Il quesito è calcolare la probabilità, chiamiamola i con i, associata all'intervallo 20.45 grammi 20.60 grammi. Cioè, da un punto di vista pratico, io voglio sapere con che probabilità il peso sta all'interno di questo intervallo. Ok? Siamo come traccia. Benissimo. E allora, come si imposta il problema? Cosa io generalmente consiglio sempre che si faccia? Allora, la prima cosa da fare è, per quanto in modo anche rudimentale, perché ovviamente non siamo Giotto, però provare a disegnare la distribuzione. Di partenza, conoscendo cosa? Conoscendo la mu, la sigma e appunto il fatto che è una distribuzione gaussiana. E allora cerco più o meno di disegnare un qualcosa che somiglia alla gaussiana. Inizio a identificare il valore medio, che abbiamo detto essere 20.50 grammi. E poi inizio a dare un significato anche grafico alla sigma. Ok? No, giusto per capire dove mi trovo. E la sigma, abbiamo detto, è 0,05 grammi, quindi in corrispondenza del punto di flesso, più o meno della, diciamo, della campana, mi dovrei trovare
20.55. Trovate? Ovviamente anche da questo caso, da questo lato posso fare la stessa cosa, in modo tale da andare a individuare quest'altro punto, e questo qua sarà 20,45 là. Ok. Ora, cosa andrei ad aggiungere in più sulla figura? Andrei a cercare di individuare l'intervallo richiesto dalla traccia su cui devo fare l'intervallo. E cioè, l'intervallo è quello che va, abbiamo detto, da 20.45 grammi a 20.60. Ok? Quindi vado a mettere sull'asse delle x questi valori qua, 20,45 e 20,60. 20,45 in realtà coincide con questo punto, quindi non c'è bisogno di fare altro. 20,60 verosimilmente starà da questa parte qua. Ovviamente il tutto non è in scala, però perlomeno mi fa capire se sta prima o dopo, diciamo, della sigma o dopo che... Okay. Se è positivo, se è negativo rispetto al valore medio, eccetera. Quindi, fondamentalmente, una volta che ho individuato quali sono i dati di partenza, cosa ci chiede la traccia? Di valutare la probabilità associata a questo intervallo. Ma che cos'è la probabilità associata a questo intervallo? Abbiamo detto l'area di questa gaussiana su questo intervallo, che va da 20,45 fino a 20,60. Quindi che significa? Che devo andare a cercare quest'area. Siamo? Teoricamente cosa dovrei fare per fare questo? Scritto qui sotto. Fare l'integrale tra x1 e x2 e df di x, dx, dove x1 e x2 sono appunto i due estremi dell'intervallo che dicevamo, e f di x ovviamente è la mia gaussiana, in cui mu è 20.50 e sigma è 0,05 grammi. Ok? Chiaro? E questa è la partenza, no? Questo è proprio da dove, quello che dobbiamo fare. Ora, come lo facciamo? Come lo facciamo? Ovviamente abbiamo detto che calcolare questa integrale in x non è banale, o almeno non lo è manualmente, e allora a questo punto che cosa si fa? Si passa alla standardizzata. Cioè, in pratica, che cosa faccio? Mi calcolo i valori di z corrispondenti a questi punti che io devo andare a considerare, e quindi da che qua passavamo da x con 1 a x con 2 per calcolare quell'integrale diventeranno z1, z2. Ottenuti calcolando, diciamo, il valore attraverso quella formula di passaggio. E quindi, se mi vado a fare i conti, ovviamente z1 chi è? X con 1, cioè 20.45 gradi, meno mu, cioè meno 20.50, diviso sigma, che è 0,05. E se mi fate i conti, questa roba qua esce meno 1. Ok? E quindi, analogamente, ottengo che z2 è, se vi fate ancora i conti, pari a 2.
trovate? Quindi, che cosa abbiamo fatto? Siamo praticamente passati alla distribuzione standardizzata, che vi ricordo essere una distribuzione, vedete, che ha la stessissima forma di quella precedente, con la differenza che sull'asse delle ascisse adesso abbiamo la z, e abbiamo anche calcolato i valori, sull'asse delle ordinate ovviamente praticamente non cambia nulla. Quindi la forma della distribuzione è esattamente la stessa. Però siamo andati fortunatamente a metterci nelle condizioni di poter utilizzare la tabella che abbiamo visto prima, o una delle tabelle che abbiamo visto prima. Ok? E allora, diciamo, andiamo a vedere un primo modo, no? Di risolvere l'esercizio con la tabella. Primo modo è, allora, io devo fare che cosa? Abbiamo detto, devo calcolare l'integrale tra z1 e z2 di p di z tende z. Per definizione? Benissimo. Ora, come lo risolvo questo integrale? Ovviamente devo fare riferimento a quella tabella, per esempio, e a quello che mi mette a disposizione quella tabella. Quella tabella cosa mi dà? Mi dà, diciamo, l'area da 0 a z. Ok? E allora a me che cosa serve? Serve, quando io dico devo fare l'integrale da z1 a z2, posso per esempio suddividerlo in integrale da z1 a 0 più integrale da 0 a z2? Sì. Che è la somma di aree, no? Molto banale. E quindi fondamentalmente abbiamo fatto questa prima sostituzione. Ok? Quindi che cosa facciamo? Integrale da z1 a 0 più integrale da 0 a z2. A questo punto, come calcolo il primo integrale, cioè quello da z1 a 0? Poiché la mia tabella è solo positiva, però so anche che la distribuzione è simmetrica, l'integrale da z1 a 0 con z1 negativa è uguale all'integrale da 0 a z1 positiva. E quindi fondamentalmente faccio quest'altra sostituzione qui, quindi quale integrale da 0 a z1 della f di z in dz più integrale ancora da 0 a z2, perché questo non ha bisogno di inversione di segno, non ha bisogno di ragionare. Quindi non mi resta altro che esplicitare chi sono, attenzione è caduta una penna, chi sono z1 e z2. Nel caso specifico sono 1 e 2. E una volta che ho capito chi sono 1 e 2, poi che devo fare? Devo andare in questa tabella. Allora, l'integrale da 0 a 1 quanto vale? Devo mettermi qui, z devo arrivare a 1.0, non ci sono decimali diversi da 0, e quindi mi devo fermare a questo numeretto qua, che dovrebbe essere 0.3413. Ok? E quindi lo scrivo qui. Per quanto riguarda il secondo valore, faccio un ragionamento ovviamente analogo, devo trovare l'area da 0 a 2 e quindi vado a cercarmi il 2 dove sta qui. Ancora una volta non ci sono decimali oltre diciamo il 2 diversi da 0 e quindi posso rimanere a 0.4778. Mi faccio la somma di questi due termini e otterrò che la PDI è 81.85% se la esprime in termini percentuali, diciamo così, moltiplicando per 100. Allora, c'è qualche passaggio che non vi è chiaro? Ok, allora, se vi è tutto chiaro, io vado avanti. Modo 2 è quello di semplicemente utilizzare l'altra tabella, ma giusto per far vedere che ovviamente i risultati devono portare lo stesso
cioè i procedimenti, scusatevi, e quindi l'impiego di due tabelle diverse devono portare comunque alla fine allo stesso risultato. Ovviamente l'uso di quest'altra tabella che mi riporta l'area a z all'infinito mi sembra un po' meno intuitivo, no? Rispetto all'altra, perché l'altra era più il caso specifico di dover pigliare due aree che sono di fatto già esplicitamente messe in faccia, è più facile di dare l'altra tabella. Qua invece va fatto giusto un ragionamento, un passaggio preliminare, e cioè fondamentalmente ricordarsi che io comunque, se mi serve per esempio quest'area qua, allora io devo semplicemente entrare in questa tabella in corrispondenza del z di riferimento, ma se mi serve quest'area qua da quest'altro lato, devo fare 1 meno quello che sta scritto in tabella. Provate. E allora, volendo andare a risolverlo, diciamo, con quest'altra tabella, ancora una volta il problema di partenza è sempre lo stesso, perché sempre io devo valutare l'integrale tra z1 e z2 della f, z e dz, quelli non sono cambiati. A questo punto cosa posso fare? Posso togliere a 1, che è quella che è la certezza mia, cioè che l'area sottesa alla campana su tutto l'asse, diciamo, da meno infinito a più infinito, è 1. Ci devo sottrarre che cosa? Questo pezzetto di area qua, che corrisponderebbe a z2, z2 all'infinito, e poi devo sottrarre, diciamo così, tutta la parte che va da meno infinito a z1. Vi trovate? Cioè io per ottenere questa stessa area di prima, posso ragionare, abbiamo detto, diversamente. Cioè posso partire dal valore complessivo 1 e sottrarre cosa? Quest'area qua e quest'area qua, per ottenere comunque questo. Cioè è un ragionamento duale rispetto a prima. Ovviamente lo posso fare se ho questa tabella qui. Ancora una volta, diciamo, sfruttando un po' di simmetria della distribuzione, no? Rispetto allo zero, faccio qualche passaggetto matematico abbastanza banale, di cambio di segni, eccetera, eccetera, dell'integrale. Però, fondamentalmente, poi, quando arrivo ad utilizzare, diciamo, la tabella, che cosa farò? Ci avrò 1 meno l'integrale che va da 2 all'infinito. Dove trovo questo integrale? Arrivo qua, trovo 2 e trovo il valore 0.00228. Poi, per quanto riguarda l'integrale che va da 1 a infinito, devo fermarmi prima, perché sarebbe questa riga qui, e quindi 0.1587, di fatto, ovviamente, ottengo ancora una volta 0.8185, che è il valore di infinito. Vi trovate? O devo fare giusto un richiamo veloce di quello che ho fatto, mi hanno detto. Non abbiate paura di interrompere, non mi chiedermi n volte la ripetizione, poi facciamo media e sì, prima della ripetizione. Sì. L'equivalente avremmo fare l'area da z1 infinito meno al z2 infinito, da z2 infinito. Cioè l'area da z1 infinito meno l'area da z2 infinito. Sì. Cioè ci sono poi sulle costruzioni delle aree, è solo un fatto di fantasia, di come vi trovate più velocemente fanno. Molto spesso, proprio perché qua lui mi dice, con questa formuletta, che diciamo, da questo punto in poi, se vi serve quest'altra area dovete fare 1 meno l'area, oppure se vi serve l'area esattamente simmetrica, cioè nel senso, se immaginate che qua per qualche motivo io gli va chiesto di calcolare l'area fra questi due punti, ma che erano simmetrici rispetto alla distribuzione, là bastava addirittura fare 1 meno 2 alfa. Basta. Cioè, se in questo caso qua non sono simmetrici, no, per come è fatto il problema, perché questo qui sta un po' più spostato, ma se era, per esempio, in corrispondenza, tutti e due erano in corrispondenza di, diciamo, dello stesso valore, in termini di valore assoluto della z rispetto al muro, praticamente, diciamo, potevate fare direttamente 1 meno 2 alfa. È solo un fatto di comodità, di come vi trovate a fare. Ok?
Tenete presente che queste tabelle io ve le ho caricate sul sito Classroom, quindi ce le avete entrambi. Diciamo. Poi è ovvio che in rete forse riuscite a trovare pure, queste sono le scansioni di libri piuttosto vecchi, diciamo, quindi magari sono meno leggibili di tabelle che magari trovate adesso in rete, forse diciamo almeno a livello di visualizzazione migliore. Okay? Ma ovviamente le tabelle sono le stesse. Ora vediamo un altro esempio d'uso. E poi facciamo un attimo giusto qualche minuto di pausa prima di fare qualche altro esercizio. Okay? Allora, l'esempio d'uso 2 è l'esempio, come vi dicevo prima, opposto. E cioè, facciamo un esercizio in cui, conoscendo il valore medio e la deviazione standard di una distribuzione gaussiana di valori massimi di temperatura sopportabili da un lotto di dispositivi elettronici, per esempio, in cui appunto è disegnata attraverso una gaussiana, è modellata attraverso una gaussiana la massima temperatura di sopportazione. Ok? Questo è il dato di ingresso. Allora, si vuole individuare il valore di temperatura T-star, chiamiamolo T-star, tale per cui la T-max, cioè la temperatura sopportabile dal lotto di dispositivi, è maggiore di T-star con probabilità o anche il livello di confidenza, che sono sinonimi, del 95%. Allora, questo esempio può sembrarvi un attimo astruso da capire velocemente, come traccia, però è un esempio che molto più spesso capita in pratica, quando vi trovate in azienda. Perché? Perché magari è un esempio che nel caso specifico mi permette di individuare la temperatura di esercizio di quei dispositivi affinché non si rompano nel 95% dei casi. Non so se... E allora voi immaginate che state progettando una linea, state progettando un qualsiasi sistema e dovete scegliere la temperatura massima di esercizio oltre la quale poi per esempio è necessario attivare dei sistemi di raffreddamento, delle ventole o di quello che è. Io qua sto dicendo, lo devi fare se superi una certa T-star, dove T-star l'ho individuata con un abbondante livello di confidenza, perché sto dicendo che il 95% dei dispositivi riesce a sopportarlo, perché sopportano una T-max più grande di questa T-star. Ok? Sono delle indicazioni di progetto, statistiche, ma che si utilizzano tantissimo in pratica. Ok? Quindi... paradossalmente, questo un esempio d'uso di questa tipologia della distribuzione standardizzata è più, per quanto all'inizio, ripeto, dalla traccia mi possa sembrare un pochino più complicato e meno immediato anche di capire a che cosa uno può servire, non solo a fare esercizio di misure, ma a capire proprio fisicamente, praticamente a cosa potrebbe servire, è più vicino ad un esempio pratico, proprio di progettazione di qualcosa. Ok? E allora, perché è un esempio di uso duale rispetto a qui? Perché vedete, io qua non ho l'intervallo e voglio calcolare la probabilità, ma ho il dato di probabilità che voglio raggiungere, 95%, e voglio capire qual è quella T-star nel caso specifico che mi consente di raggiungere. Ok, chiaro? Ora, al solito, come si parte per fare questo esercizio? Cerchiamo di cominciare a disegnare la distribuzione, a capire dove ci troviamo, quali sono i dati. Va bene? E quindi cancelliamo un attimo questo. E facciamoci la nuova distribuzione. Ok? Allora, quali sono i dati d'ingresso? Mu 20 gradi, centigradi,
sigma 1.5 e ora fondamentalmente mi tocca di andare a collocare almeno qualitativamente la T stato sull'asse degli X. Ok? Allora, sulla base delle informazioni che vi ho dato, non solo come tracce, ma come informazioni generali anche in relazione alla gaussiana, secondo voi, innanzitutto, questa T stato si troverà a destra o a sinistra? Perché? La risposta è esatta, però perché? Mentre a destra ci sta solo il 50%. Perfetto, e quindi sicuramente questo è un ragionamento che ci fa pensare che la T sta verso sinistra. Ma poi sta oltre questo 18.5 o no? Perché? Perché abbiamo considerato prima che 3 sigma comprende circa il 97,8%. Di conseguenza, essendo il 95, va tra il 2 e il 3 sigma. L'altra cosa è 2 sigma è prossima al 95. Quindi significa sicuramente che sta oltre la sigma. Quindi iniziamo a fare in modo che da collocarla più o meno in maniera appropriata, no? Perché poi questa cosa qua ci consente poi anche di fare una serie di verifiche dopo, no? A posteriori, con i risultati, non abbiamo dato qualcosa nei conti, non abbiamo preso una svista nelle tabelle e così via. Ok, ci cerchiamo sempre di dare anche un senso fisico, no, a quello che fate, non solo il numeretto e basta. Dategli una spiegazione. E quindi, fondamentalmente, una volta che io ho più o meno collocato qualitativamente questa T-star qua, qual è l'altro dato di ingresso? Appunto, quello che abbiamo utilizzato in realtà in tutti questi ragionamenti, e cioè che tutta quest'area è di fatto 0,90. Ci siamo? Volete che ripeta? Sì, allora, se T star deve essere tale che l'area da T star in poi è 95%, significa che sicuramente non può essere dal lato destro, perché solo quest'area qua è 50%, quindi ci devo aggiungere un po' di area per arrivare al 95%. E quindi sicuramente mi devo spostare verso sinistra. In più, di quanto mi sposto? Vado più o meno prima della sigma o un po' oltre? Allora, se mi fermo a sigma, che cosa ho aggiunto? Ho aggiunto 50% più praticamente 68,3 diviso 2. Perché a sigma corrisponde complessivamente in più o meno sigma il 68% circa. Ho raggiunto il 95? No. E quindi devo spostarmi un altro po'. E semplicemente un ragionamento su... Perciò dicevo, se ci ricordiamo un attimo quello che abbiamo visto prima, cioè che poi in corrispondenza dei punti di ingresso, la sigma, eccetera, abbiamo quel livello di confidenza, poi possiamo qualitativamente, diciamo... In più, facendo sempre riferimento a questo e anche a quello che diceva il vostro collega, poiché, se vi ricordate, in quei valori notevoli che ho detto prima, dicevamo che a 2 sigma sto prossimo al 95%, questa roba qua starà prossima, diciamo così, a 2 sigma, dal lato sinistro. Ok? Va bene, comunque, al di là di questo, poi adesso ci andiamo a vedere proprio precisamente questa. Quindi, i dati di partenza ce li abbiamo. A questo punto, in che modo utilizziamo le famose tabelle standardizzate per arrivare a individuare questa volta questo valore qua, ti sta, ti ascissa? Ovviamente la prima cosa da fare, come al solito, è ricordarsi che lavoreremo nelle Z, con le Z.
quindi non si chiamerà T-star, ma si chiamerà Z-star. Sfrutterò le tabelle per Z e poi dopo, attraverso il passaggio inverso, tornerò alla T. Ok? Ci siamo? Allora, sicuramente al solito poi inizio a giocare con le aree, dove ognuno ha per proprio approccio, però uno potrebbe iniziare a dire, ok, ma poiché tipicamente le tabelle standardizzate mi danno integrale solo di mezza parte, no? Cioè o da 0 a 0 oppure da 0 all'infinito, e invece a me serve quest'area qua, ma in realtà quest'area qua la ottengo anche come 1 meno quest'altra area qua, no? E che viceversa mi viene gratis, perché di fatto per la simmetria della distribuzione, se prendo la, diciamo, la tabella che abbiamo detto mi dà quest'area qua, di fatto è come se mi stesse dando anche quest'area qua, a meno che il cambio di segno. E quindi il primo ragionamento che per esempio ho fatto io, ma ripeto, il modo di fare non è univoco, potete poi divertirvi voi anche a esercitarli diversamente, è quello di dire, ok, ma il problema è equivalente a calcolare quest'area qua e a imporla pari a 0,05, perché è 1 meno 0,95. Ok? A questo punto arriva il momento di poter utilizzare la tabella delle Z. Come la utilizzo questa volta? Mentre prima entravo con il valore di Z, ovvero andavo sulla riga e sulla colonna che mi serviva, adesso io invece voglio trovare il valore di Z. E quindi devo entrare dentro la tabella, in particolare a scorrermi queste aree, ovviamente in maniera intelligente. Nel senso che, diciamo, cerco di capire più o meno qual è il trend e cosa devo andare a cercare io. Questo valore qua, 0,05. Dove sta, ho un valore prossimo a 0,05, abbastanza prossimo. Dove sta questo valore prossimo a 0,05? Fondamentalmente, se andate a zoomare, chi lo può fare, si trova a cavallo fra questi due valori che ho cerchiato in flusso. Uno è un po' superiore a 0,050 e l'altro è un po' inferiore a 0,050, perché 0,049 è qualcosa. Ok? E allora, fondamentalmente, che stiamo dicendo? Che il valore di Z che stiamo cercando è tutto sommato intermedio tra 1.64 e 1.65. Ok? Quindi quei due valori di area, 0,050 e qualche spicciolo, 0,049 e qualche spicciolo, corrispondono rispettivamente a 1.64 e 1.65. Ok? Quindi, fondamentalmente, volendo utilizzare una terminologia matematica un po' più decente, Z star a parte da quello che a questo punto, poi in questa slide metto, diciamo, riporto proprio i valori precisi che abbiamo trovato nella tabella, no? Quelli che adesso ci fanno malapena, però diciamo adesso qua sono riportati bene. Allora, se voglio pensare di fare un'interpolazione lineare, anche se voglio dire la funzione non è lineare, però essendo questi valori molto vicini, vedete qua, questi due valori molto vicini,
parte che in via approssimativa potrei pure considerare che incremento uno dei due, cioè nel senso che nessuno mi viene sbagliato, stiamo parlando che diciamo la distanza da 0,050 è alla terza cifra, cioè vuol dire potrei pure considerarli già senza fare una sorta di interpolazione, no? Una sorta di colorimento. Però se uno vuole fare un po' più il fighetto, dice no, vabbè, mi metto a metà e quindi è 1.645. E quindi dice che il valore di zeta star è 1.645. Ok? A questo punto mi ricordo che era un valore negativo. E poi per ottenere t star non faccio altro che ricordarmi che z star non è altro che t star meno mu diviso sigma. E quindi da questa ricavo t star e quindi applico questa formuletta qua, sostituisco i valori e ottengo, se non ho fatto errori nei conti, che la mia t star è 17.5325. Ovviamente grazie. Ok. Qualche controllo, come dire, come al solito, dimensionale, più che dimensionale, di ordine di grandezza, di valore, rispetto a dei valori notevoli, facciamolo sempre. Ci troviamo a sinistra della sigma? Sì, già buzzi, nel senso che rispetto al ragionamento che abbiamo fatto. Se abbiamo beccato bene i valori, se non abbiamo fatto fesserie qua, nelle moltiplicazioni, eccetera, poi diciamo il valore è quello giusto. Ok, quindi... Poi come output, no, di questo esercizio, cosa diciamo? Diciamo fondamentalmente che se io mi metto a lavorare a, faccio in modo che questo lotto di dispositivi lavori a 15.53 gradi, invece che in corrispondenza di 20 gradi, scusami, 17.53 gradi, significa che il 95% dei dispositivi riuscirà tranquillamente a reggere questa temperatura massima di temperatura di esercizio, perché la loro temperatura massima, diciamo così, per alcuni casi è molto maggiore. Questo è il senso. Ok, cioè se a voi vi capita come ingegneri domani, io ho un lotto di dispositivi, magari vi capito questo esempio qua, però diciamo, provate a immaginarlo anche su altre situazioni. Ho dei dispositivi che hanno questo valore, questa tolleranza. Voglio essere sicuro che nel 95% dei casi li posso utilizzare. Che faccio? Faccio una cosa tipo questa. Devo scegliere ovviamente un valore più basso per fare in modo che mi prendo praticamente quasi tutta la corsia. Ok? E quindi qua, se io mi metto a lavorare a questa temperatura, metto a lavorare questo lotto di dispositivi a questa temperatura, ho una abbondante, diciamo, sicurezza che tutti quanti non si romperanno, perché la loro temperatura massima di esercizio è di fatto superiore a quella che sta nel 95% dei casi. E purtroppo invece quegli altri sfigati che capiteranno qua in mezzo, che facevano parte della popolazione, che invece avevano una, diciamo, temperatura di esercizio massima più bassa della T-star, e quelli là purtroppo non ce la faranno. Quanti ne sono? Il 5% dei casi. Voglio stare ancora più tranquillo, cioè voglio essere sicuro che quasi tutto il lotto che ho possa lavorare senza problemi. A che temperatura di esercizio li devo far lavorare? E quindi voglio magari aumentare sto 95 a 97, 98. Significa che mi devo spostare un po' più con la T verso sinistra. Mette a lavorare a temperatura più bassa. Molti staranno spavalanzati perché magari tenevano la temperatura di esercizio, diciamo, più alta, e con altri che stavano un po' di limite, fortunatamente non si riuscì. Ok? Allora, su questo ci siete, ragazzi, su questo anche esercizio?
Allora, facciamo giusto 5 minuti di pausa e poi abbiamo degli altri esercizi, ok? Sono le 25 e riprendiamo le 30. Sta andando, ragazzi. Come sta andando, dico, l'esperienza? Sicuramente meglio di quando siamo online. Solo online, quindi ne trovate giovamente sì, questo fatto. Sì, assolutamente sì. Meglio così, perché sono già degli sforzi anche in un lato nostro enormi per poter provare a coordinare entrambe le esigenze. Voi mica ci avete la chat per capire se i ragazzi da online stanno avendo qualche problema? No, giusto per capire. Ragazzi che siete online, ci siete? C'è qualcuno che è ancora collegato? Io ci sono. Anche l'audio va bene, ragazzi. Perfetto, grazie. Pare che anche online funzionare in maniera decente. Poi ragazzi, per quanto riguarda chi è online, se mi date qualche feedback, magari pure via email più tardi, la mia email è capriglioneunitas, giusto per capire se la telecamera la dobbiamo posizionare diversamente, possiamo provare a fare qualche miglioramento per le prossime lezioni. Scriviamo un ultimo passaggio, il T di 1,64, T di 1,65, cosa impegniamo? Allora, cosa tu dicevi, cioè proprio dal punto di vista sì, matematico, formalismo? No, vabbè, lei il formalismo sta a indicare semplicemente la T in nel punto 1 corrispondente al punto 64, cioè andando a fare la sostituzione con la z. Sì, semplicemente per dire la t valutata in corrispondenza di z con z quanto esce quel valore. Questo sì, è solo un modo matematico, magari forse infelice di scriverlo, però semplicemente voleva indicare la t in corrispondenza di quel valore di z, che sarebbe la t stata che andavamo a cercare.
quanti corsi ne stanno andando, se quali state già seguendo. Stavo un attimo contando, posso vedere più o meno quanti insieme. Allora, sulla falsa riga di questi esercizi, adesso proviamo a fare qualche esercizio simile, semplicemente per fare un po' di pratica con queste cose. E allora, poi anche questi esercizi svolti li condividerò sul Classroom, quindi li avete a disposizione. Allora, si consideri una distribuzione di probabilità per una differenza di potenziale che sia di tipo gaussiana con i seguenti parametri sintetici. Quindi gaussiana con valore medio 100 volt e poi deviazione standard 2.5 volt. Noi cercheremo di arrivare a sigma più basse sulle misure di tensione. Allora, prima parte dell'esercizio, calcolare la percentuale di tensioni, quindi differenze di potenziale nella popolazione, che superano o uguagliano il valore V star 105.08. Cioè, il primo quesito è di fatto probabilità che V sia maggiore o uguale di un certo V star con V star uguale da un punto di vista numerico a 105.0 volt. Allora, chiara la traccia, è chiaro il primo quesito? Quindi, allora, datemi voi qualche suggerimento, non vi chiamo alla lavagna, però se mi date qualche suggerimento mi fa piacere. Cioè, cerchiamo di capire proprio come prima cosa fareste? Disegnare la distribuzione. Esattamente, disegniamoci la distribuzione, no? Allora, impariamo a partire col piede giusto, quindi ci disegniamo la distribuzione per capire dove ci troviamo. Distribuzione abbiamo detto che ha
è gaussiana ed ha un valore medio di 100.0 volt. Abbiamo detto una sigma di 2.5 volt. E quindi le ascisse corrispondenti a mu meno sigma sono 102.5 volt e 97.5 volt. Trovate? A questo punto, qual è l'altra cosa che mi interessa individuare sulla distribuzione? La V-star. La V-star. Quindi abbiamo V-star dove si trova. 105.0 volt, quindi si troverà sicuramente a destra di questo valore qua. E quindi, giusto per un fatto di comodità, io lo scrivo qua perché non ho molto spazio. A questo punto cosa mi chiede la traccia? Di valutare la probabilità che la mia tensione V sia maggiore o uguale di V-star. Cioè, significa andare a determinare quest'area qua all'infinito. Trovate? Cioè, volendo impostare anche il problema analiticamente, stiamo dicendo che per valutare questa probabilità devo valutare l'integrale da mu star all'infinito della f di x in dx, che è ancora uguale, se vado a sostituire giusto i valori numerici, 105 da 105 è infinito di fx in dx, e poi a questo punto che facciamo? Come prima, dovrei conoscere di calcolare questo integrale, passo in z e quindi di fatto questo diventerà un integrale di un certo z star, chiamiamolo così, all'infinito di fz di z, e poiché z star non è altro che mu star meno mu diviso sigma, dove mu e sigma sono quelle di partenza, se vado a vedere quanto vale questo valore, dovrebbe uscire 2.0. Ok? Vado a sostituire i valori. Quindi fondamentalmente il problema si riduce a calcolare l'integrale che va da 2.0 a più infinito della fz in dz. Trovate? Secondo voi quale delle due tabelle conviene utilizzare? La seconda, perché è quella che gratuitamente già ci dà l'area da z all'infinito. E quindi andiamo su quest'altra slide. Ci dobbiamo andare in corrispondenza di z uguale 2, quindi vado su questa riga qui, a cui corrisponde il valore 0,0228, se non leggo male. E quindi questo integrale è 0.0228. E se la esprimo in percentuale, ovviamente è 2.28%. Ok, allora penso che questi passaggi siano abbastanza chiari. Ok, andiamo un attimo avanti e vediamo il secondo quesito.
Posso cancellare? Sì. Secondo quesito. Allora, calcolare la probabilità percentuale che mu con x sia contenuta all'interno dei seguenti intervalli. Primo intervallo indicato con V1, delimitato da questi valori qua. E il secondo intervallo indice avete nel caso B1 97.5 volt e 102.5 volt sono gli estremi. Nel caso di B2 invece ci avete 102.5 e 107.5 rispettivamente come estremi. Ovviamente partiamo un attimo con B1 prima e quindi andiamoci a calcolare il caso di B1. Ancora una volta l'approccio quale deve essere? Quello di disegniamoci una nuova distribuzione semplicemente per non andare a scarabocchiare quella di prima, perché altrimenti si confondono le cose. Ho messo la V di volt semplicemente per non appesantire il disegno. C'è poco spazio, non riesco mai a regolare. E quindi quello che vogliamo determinare, neanche a farla apposta, per quanto riguarda B1, è proprio l'area di fatto corrispondente a più o meno sigma. Perché io qua ho portato 97.5, 102.5 semplicemente nei valori ottenuti considerando la sigma come dato di partenza, però casualmente o volontariamente, diciamo per essere un po' più precisi, il B1 è stato indicato come quell'intervallo che va proprio da 97.5 a 102.5. Perché? Per cominciare a familiarizzare con i valori notevoli. Perché è ovvio che io per risolvere questo esercizio la prima cosa che posso pensare di fare qual è? Allora, devo calcolare quest'area qua. E questo è quello che devo fare, no? E allora che cosa devo fare? Al solito parto con quello che abbiamo detto. Facciamolo, intanto a esercitarci non ci fa male. E allora P, diciamo così, di B1, chiamiamolo così, è uguale a integrale da 97.5 a 102.5 di f di x in dx. Abbiamo detto che devo passare in z, faccio sempre la stessa sostituzione, quindi è inutile che la riscrivo. Qua otterrò i due valori z1 e z2 che corrispondono, se li fate i conti, esattamente a più 1 e meno 1. Trovate? A questo punto, volendo, come dire, essere rigorosi, cosa devo fare? Devo andare nella
tabella standardizzata, individuare quella che più vi fa comodo per questo esercizio, e probabilmente quella che più mi fa comodo non è tanto questa qua, anche se pure questa si potrebbe utilizzare per fare un numero di alfa, fatelo per esercizio, ma magari è più immediata utilizzare questo, più immediata utilizzare questo. Perché? Perché fondamentalmente a me serve conoscere l'area da 0 a 102,5, ovvero da 0 a 1, più l'area da meno 1 a 0, ma che ovviamente per simmetria è uguale all'area da 0 a 1, quindi basta fare due volte l'area che, diciamo, mi viene indicata qua, e quindi due volte il valore 0,3413, che fa 0,6826. Trovate? O volete che vi faccio il passaggio? Allora, mi serve calcolare quest'area, ovvero questa integrale, da meno 1 a 1, sulla standardizzata. Ovviamente questo integrale lo posso vedere come integrale da meno 1 a 0 più integrale da 0 a 1, che però, data la simmetria, diciamo così, della distribuzione, è uguale a due volte l'integrale da 0 a 1. Su questo penso che non ci piove. A questo punto basta andare a vedere quanto vale l'integrale da 0 a 1. Quindi vado con z1 qui dentro e trovo 0,3413. Moltiplicato per 2 fa 0,6826. Ok? Quindi questa roba qua farebbe 0,6826, che espresso in percentuale è 68,26%. Ok? Mi trovate? Questo, voglio dire, è il modo proprio pacifico di proseguire, senza nessuna... Poi ho detto, per esercizio magari potete provare a utilizzare l'altra tabella, ma giusto per un fatto vostro di imparare a utilizzare anche l'altra tipologia di tabella, quindi spratichiamo un po' di più. Però, a questo risultato, se faccio il ragionamento dei valori notevoli, no, che abbiamo visto un po' di slide fa, qui, ci poteva arrivare così, senza nemmeno andare a consultare la tabella. Ma semplicemente se mi ricordavo a memoria che in corrispondenza di z uguale 1, cioè più sigma significa z uguale 1, il valore di il livello di confidenza è 68,3%, questo l'ho trovato qua. Se z era 2, ovvero l'integrale era tra meno 2 e 2, ovvero tra meno 2 sigma e 2 sigma, il livello di confidenza era 95,4%, e così. Quindi, diciamo, se mi ricordo anche di questi valori notevoli associati a z e associati ai livelli di confidenza, io posso avere un po' di scorciatoie negli esercizi, cioè significa che posso evitare di andare nelle tabelle. Ok? Però ovviamente il metodo che abbiamo usato quindi rigoroso di andare, diciamo, nella tabella ha portato allo stesso risultato. Ok? Va bene. Andiamo a vedere a questo punto il caso di B2. Qua ci siete tutti o volete che ripeta questo passaggio anche dei valori notevoli? Ci siamo? Ok. Andiamo a vedere il caso di B2. Caso di B2, mi viene chiesto di valutare la probabilità che la mia B stia all'interno di questo intervallo. Al solito come procediamo? Disegniamoci la distribuzione, capiamo in che parte del mondo stiamo. Qua abbiamo detto è 100 volt, la mia sigma mi porta di qua a 102,5, abbiamo detto, da quest'altro lato 97,5, e poi andiamo a disegnarci questo intervallo e andiamo a individuare sulla distribuzione. E quindi uno coincide l'estremo inferiore proprio con, diciamo così, lo spiazzamento sigma, mentre invece l'altro ovviamente sta più a destra e quindi sarà qui.
Per cui il mio problema in questo caso è quello di andare a valutare quest'area qui, quindi non fino all'infinito, ma fino a 107.5. Ok? Datemi un suggerimento, come suggerireste voi? Ok, certo, quindi dobbiamo passare la prima cosa, ovviamente è passare in zero, perfetto. Caso vale 1 in zeta e 107,5 che vale 3 perché corrisponde a 3 sigma. Ok, poi cosa facciamo una volta, indipendentemente da questo numeretto che può essere ancora casualmente o non un valore notevole, però diciamo poi alla fine come procedereste per valutare quest'area? 1 meno l'integrale che va da meno infinito a 102,5 meno l'integrale che va da 107,5 a infinito. Oppure anche, in altro modo, se sfrutto l'altra tabella, cioè questa qui, che va da z all'infinito, posso fare l'integrale da qua all'infinito, che mi dà direttamente la tabella, meno l'integrale da questo punto all'infinito. E mi rimane questa cosa. Quindi vedete, ogni volta la vostra fantasia che può decidere in che modo diciamo andare a procedere. Sì. Scusi, in questo caso, dato che abbiamo già dei valori assegnati per sigma riguardo alla percentuale, e abbiamo... Riguardo alla percentuale, intendete forse riguardo il livello di confidenza? Sì. Sì, i valori notevoli, dici. Sì, abbiamo in questo caso che va da sigma a 3 sigma. Possiamo fare il valore percentuale corrispondente a 3 sigma meno il valore percentuale corrispondente a sigma e dividerlo per 2 per trovare il valore di quell'intervallo. Allora tu dici di fare il valore percentuale relativo a 3 sigma che è tutta quest'area. Sì, 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 certo, dovrebbe uscire la stessa cosa, sì. Perché il valore che dice lui dice di fare, faccio un esempio, la disegno qua così magari cerchiamo di capire meglio graficamente cosa vuol dire. Allora dice, noi ci abbiamo questo caso qua corrisponde a 3 sigma. Quest'altro caso qua corrisponde a 2 sigma. Giusto? Sì. Sì, scusami, a sigma. A questo punto, se io devo calcolare quest'area qua, come posso fare? Posso tranquillamente prendere questa, tutta quest'area qua meno tutta quest'area qua. E poiché tutta quest'area qua io la conosco perché è un valore notevole, è 99.7 diviso 3 e questa è 68.46 diviso 2, no, è 68. Scusatemi, questo qua è 99 diviso 2, questo qua è 68.46 diviso 2, posso fare la differenza, meno di qualche approssimazione, oppure utilizzate questa tabella, oppure utilizzate l'altro modo che aveva suggerito lui all'inizio, oppure utilizzate l'altra tabella se vi piace utilizzare l'altra tabella. Quindi diciamo così che se poi conoscete, ripeto, i valori notevoli potete fare qualche, potete applicare qualche scorciatoia. Ok? L'importante è sapere il procedimento, quindi capire proprio l'approccio, l'algoritmo, no? Che io devo fare ogni volta che faccio questi esercizi. Cioè la prima cosa, disegno la distribuzione. Cerco di individuare i parametri di tendenza centrale di dispersione, pure in maniera qualitativa. Cerco di individuare gli eventuali intervalli, comunque punti notevoli su cui devo andare a fare i conti, per capire se mi trovo a sinistra, a destra, al di sotto di sigma, cosa sigma, se sono punti notevoli, se sono cose particolari, e ottengo, diciamo così, poi da applicare solo le tabelle. Se sono fare le tabelle, diciamo così, che vado abbastanza veloce. Ok? Facciamo l'esempio di utilizzare ancora le tabelle, sempre per dirci un po' con questa cosa. Allora, quest'area qua, abbiamo detto, la posso ottenere come area che va da questo all'infinito meno questo all'infinito. Provate? Allora, a questo punto, se io vado a calcolarmi i valori di z, corrispondenti a questi due valori, che cosa c'ho? Questo z qua corrisponde a 1
e quest'altro z qua corrisponde di fatto a 3. Al solito se vado a fare x meno mu di x su 1. Okay? E allora significa che questo esercizio si riduce a fare questa cosa qua. E cioè che la probabilità di B2 è uguale a integrale da 1 a infinito di fz dz meno integrale da 3 all'infinito di fz dz. Ci siamo? A questo punto, sfruttando questa tabella che già ce la troviamo anche già sulle slide, ovviamente da 1 a infinito è 0,1587. 15, che cos'è questo? 0,1587. Quindi questo valore questo integrale è circa 0,15 quanto c'è? 87. Quest'altro valore quanto vale? Che non c'è, non arriva. 2,99. Va bene, quindi 2,99 ce l'ho bene. Vale 0,00139. Mi vado a fare le differenze e se non ho fatto errori nei conti dovrebbe uscire espresso già in percentuale 15,73%. Ok. Chiaro a tutti i passaggi che abbiamo fatto? Va bene, direi a questo punto che terminiamo qui la lezione, si sono fatte le 5 meno 2 minuti. Per quanto riguarda la lezione di domani, prima introdurremo il test del T4, quindi ci avete già le slide sul test del T4, dovreste avere già su Classroom. Spieghiamo con le slide sul test del T4 e poi continuiamo a fare qualche esercizio di questa tipologia qua sulle distribuzioni. Va bene. Anzi, abbiamo finito, arrivederci, interrompo la registrazione.